Noi abbiamo queste caratteristiche, chi non ci conosce non lo sa, chi ci conosce sa che noi abbiamo iniziato una filosofia 2 anni fa che ci ha portato alla vittoria di un campionato e a dimostrare che ce la giochiamo con tutti, soprattutto a livello qualitativo perché abbiamo qualità. Certamente ci mancano altre caratteristiche, che la fisicità, che la forza muscolare. I centimetri e quindi non abbiamo altro modo che perseguire questo tipo di calcio, ma non perché lo dobbiamo fare per forza, perché ci crediamo fermamente. La mia convinzione è che se dovessimo fare qualche altra cosa, come ad esempio è successo domenica scorsa, la partita la perdi uguale e non costruisci nulla. Quindi noi sappiamo fare questo, è la nostra filosofia di comune accordo con la società, con me, con i ragazzi che ci credono. Con l'ambiente che vuole quello, perché Pescara ha sempre voluto quello, e quindi noi proseguiamo su questa strada perché penso che sia la strada giusta. Poi è ovvio che non sono un pazzo, se avessi altri giocatori con altre caratteristiche non farei certamente questo. No, ma noi sinceramente la vittoria di altre squadre, le sconfitte non ci interessa, noi dobbiamo fare il nostro campionato, dobbiamo cercare di migliorare, dobbiamo cercare di fare meno errori possibili. Poi ti capitano anche giornate in cui ne fai uno solo e prendi gol come oggi, perché oggi cosa vuoi imputare ragazzi? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è ovvio, ogni tanto puoi anche rischiare, ma questo fa parte del calcio. Nel calcio, come ho sempre detto, non vince chi è perfetto, vince chi sbaglia di meno. Oggi noi abbiamo sbagliato veramente poco e in una circostanza siamo stati puniti oltremodo e pesantemente. Poi di quello che fanno le altre non ci interessa nella misura in cui noi siamo quelli che dobbiamo fare i punti, siamo noi quelli che dobbiamo raggiungere il primo posto in classifica. E i soliti complimenti che ci prendiamo, ce li prendiamo perché comunque fa sempre piacere. L'importante, e lo sottolineo, l'importante che questi complimenti poi i ragazzi li tramutano, li trasformano in rabbia nella domenica seguente. Tu nel Milan, se fossi al Milan, tra la Padula e Bacca, chi faresti giocare? Sono di parte. No, non sono di parte, io sono sincero. Nel mio modo di vedere il calcio, ma con tutto il rispetto immenso che ho per il Milan e per Vincenzo, per me la Padula non è inferiore a nessuno degli attaccanti del Milan e come tipo di calcio per me è più funzionale.